Rossonera, amiche e amici del Marietto, buongiorno e buon sabato 18 luglio a tutte e a tutti e bentornate e bentornate a un nuovo appuntamento con il vostro Marietto Milanista. Ebbene sì signori, tra quanto sono le 11:30, più o meno 10 ore, entrano in campo i nostri ragazzi contro il Bologna, una squadra molto tosta, dura da battere e soprattutto con un grande guerriero in panchina che è Siniša Mihajlović, che tutti noi ancora abbiamo nel cuore come un bellissimo ricordo. E soprattutto per quello che ha dovuto passare nell'ultimo anno, siamo stati tutti stretti attorno a lui, tutti i veri sportivi e alla sua famiglia. Però stasera gioca il Milan e quindi la stessa e identica romanzina fatta anche prima di Napoli-Milan, nonostante dall'altra parte ci fosse Ringo Gattuso, oggi sono nostri avversari. Oggi Siniša è un nostro avversario e quindi dobbiamo batterlo. Mi spiace per lui, però noi dobbiamo vincere. Ma detto questo, io che poi parleremo, farò un pre-partita Milan-Bologna e vediamo se sono ancora in condizione, a parte il video post partita, le live reaction. Stasera farò anche una live sorpresa verso mezzanotte per vedere se ci sono dei pipistrelli ancora svegli, dei pipistrelli rossoneri. Detto questo ragazzi, ieri sono arrivate delle importanti dichiarazioni tanto da parte di Rebic ma anche da parte di Ibra. Prima di passare al capitolo Rebic, che ieri ha rilasciato in un'intervista per il settimanale Sport Week della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato le bellissime parole che adesso poi andremo anche ad analizzare, ma la cosa bella è stato che ieri Ibra è stato premiato da parte della società Milan, rappresentanti Maldini e Massara, di l'onorificenza delle 100 partite in casacca rossonera, a cavallo chiaramente tra il 2010-2012 e il ritorno quest'anno 2020. E la cosa curiosa che tra le varie cose, anche che ci sono stati momenti anche di scherzo dove anche ha chiaramente tirato fuori tutta la sua simpatia Zlatan Ibrahimovic, ha anche detto nel momento dei saluti che speriamo di farne tante altre insieme. Si riferiva di partite del Milan. Quindi diciamo che queste parole chiaramente hanno incendiato gli animi di tutti noi tifosi del Milan, amanti di questo grandissimo campione, che anche lui ha dimostrato a più riprese di amare comunque i colori del Milan. Non è mai tornato in nessuna squadra rispetto a quelle a cui aveva giocato in precedenza. Il Milan è l'unica, quindi c'è un filo conduttore con Zlatan che chiaramente vogliamo a spada tratta che perlomeno rimanga un altro anno al Milan. E quindi lasciamole lì, adesso vediamo, è stato come un messaggio che ha voluto dare Zlatan dicendo che lui al Milan vuole rimanere. Questo è un po' il messaggio subliminale. Vediamo dalle parti di Londra se raccolgono il messaggio, mettono da parte i rancori tipici dei bambini dell'asilo. Ha parlato male di me. Sapete com'è Zlatan? Zlatan quando dice le cose, anche quando l'aveva detto sul discorso di una no progettualità di questa società, è perché è uno che è così. Lui è supremacy, lui è potente, power, e quindi le cose le dice come le pensa. Quindi aspettiamo risposta dai vertici di casa Milan, che però si trovano a Londra e non certo in via Aldorossi a Milano. Detto questo, Ante Rebic ha rilasciato una bellissima notizia a Sport Week, come ho detto in precedenza, e fra le varie cose dice: io so quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi e poi sono forte nella testa. Faccio un esempio, qui entra negli esempi. Nella partita vinta contro la Juventus, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain: non mi piacciono quelli come lui, infamone, che grandi e grossi a ogni contatto restano a terra per 3 minuti, come Neymar, anche se non è grande e grosso. Idem Bernardeschi, lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte, ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczęsny mi fa: perdi 2-0, non fare il fenomeno. Non gli rispondo, normalmente avrei replicato, perché un'altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano, ma stavolta non ho aperto bocca. A Szczęsny ho risposto in un altro modo, col gol
del 4-4 a 2. Ricordiamoci le 4 pere che gli abbiamo messo i gobbi. Questa è la mia forza nella testa, chi mi attacca mi carica. Un po' come diceva anche Ibra quando entra negli stadi, dice quando lo fischiano lui si eccita. Quindi va bene così. Infatti ultimamente al Milan lo stanno attaccando a più riprese. Vedo che la squadra reagisce alla grande. Probabilmente perché c'è gente come Rebic, come Ibra, che mentalmente danno forza anche alla squadra. E quindi questi sono punti chiave per il Milan. Poi parla di Ragni che dice... Avevo fatto bene al Mondiale in Brasile, così lui che era capo della divisione calcistica della Red Bull chiama il mio procuratore e dice che mi vuole. Viene addirittura a Firenze dicendo benvenuto alla Red Bull, scegli se vuoi giocare nel Salisburgo o nell'Ipsia. Lui scelse l'Ipsia, che era in seconda divisione, ma il progetto che gli aveva illustrato Ragnik era così importante che infatti alla fine gli avevano dato ragione. Però anche lì il gioco dice, attraverso l'allenatore Zorniger, aveva un suo gruppo di giocatori fidati nel quale però era difficile spazio che ci fosse spazio per i nuovi. Poi parla di Jovic, se è da Milan, non posso dirlo, non ha ancora firmato. Hanno lo stesso procuratore, Ramadani. Ma non è per caso se n'è andato al Real Madrid, le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, e io aggiungo anche c'è un po' la testa alla Balotelli, puntini puntini. Non so poi cosa sia successo nella sua testa, adesso lì hanno un'immagine di lui che non è quella reale, anche per quello che ho detto giustamente prima. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio perché è davvero forte. Poi sul ruolo, giocare con uno come Ibra che prende la palla di testa e mi apre spazi, l'anno scorso all'Eintracht abbiamo fatto bene perché io attaccavo la profondità. Jovic, che giocava con lui, faceva gol e Haller vinceva tutti i duelli aerei. Io sapevo che Haller l'avrebbe presa di testa e mi buttavo dentro. Oggi succede la stessa cosa con Ibra. Poi su Boban dice, sì, è stato decisivo, mi ha chiamato anche dopo la Juve. Era contento che stessi dimostrando che aveva fatto bene a prendermi. Poi, sulla sua prima parte della stagione, dice, con Giampaolo non ho mai parlato. Quando a gennaio sono andato a Francoforte per vendere la mia casa, tutti pensavano che stessi lasciando l'Eintracht, che ho detto, voglio fare 3-4 partite di fila nel Milan. Se le giocherò male, vorrà dire che questo non è il mio livello e sarò il primo a dire che non posso rimanere. Non volevo andare via senza avere avuto comunque un'occasione. Quando questa è arrivata, l'ho presa. Sul Milan post lockdown dice, negli ultimi anni è cambiata più volte la proprietà e sono cambiati allenatori, la squadra ha fatto fatica, i primi 3-4 mesi di questa stagione erano iniziati male come al solito, adesso però abbiamo tutti preso la strada giusta e dobbiamo continuare perché abbiamo qualità. Tutti i giocatori che sono qua hanno fatto benissimo dove giocavano prima, avevano solo bisogno di un po' di pace e di fiducia. Diciamo che anche da quando non abbiamo il pubblico allo stadio, che magari può mettere anche un po' tensione San Siro, casualmente anche la squadra si è ripresa. Sarà un caso? Da gennaio giochiamo molto meglio di prima, ci conosciamo di più. Oggi so come si muove Castillejo, come mi dà la palla Benacer, lo conosco meglio, io conosco meglio i miei compagni e loro conoscono meglio me. E in 10 giorni abbiamo battuto Roma, Lazio e Juve. Lo vuole sottolineare, come sottolineo io da settimane. Poi dice, su Ibra c'è bisogno di lui, Ibra è un leader, prima della Juve ci diceva, farò vedere agli juventini come si gioca al calcio, e che Ibra, era il suo modo per caricarci, anche Begovic, Chiaer, giocatori maturi che sanno come calmarti o spronarti, Ibra ha portato tanto a tutti, però quando lui dice qualcosa molti stanno zitti. Se invece io non la penso come lui, glielo dico. Poi bisogna vedere se si piglia gli schiaffoni poi nel retro bottega, come si diceva un tempo. Niente ragazzi, e sul suo futuro dice se resterei, l'ho già detto, sì. Diciamo che sicuramente resta, cioè Ante Rebic in questo momento è un punto veramente, come dico da settimane, fermo dell'ossatura di questa spina dorsale di questo Milan del futuro ormai targato Ragnik. Magari come dirigente, io ho sempre l'ultima speranza che tanto Pioli in panchina che Zlatan in campo restino. Questo è un mio desiderio che immagino è condiviso con molti di voi. Detto questo ragazzi ci vediamo stasera nel pre-Milan-Bologna per ufficializzare bene le formazioni, se c'è qualche novità d'ultima ora. Poi ci sarà un post partita dove sicuramente farò le live reaction e se non sono in fase off totale, verso mezzanotte lancerò una live.
Mezzanotte e un quarto, anche l'altra volta vi ricordate, l'abbiamo fatta a mezzanotte e mezza. Quindi rimanete in connessione col vostro marietto milanista, mi raccomando, ci vediamo oggi, passate un buon sabato, mi raccomando, sempre con la vibra alta, nonostante quello di cui dobbiamo vivere tutti i giorni negli ultimi mesi. Forza e coraggio, ci vediamo dopo. Ciao!